In attesa del fischio d'inizio del campionato rinviato al 16 settembre, Pineto e Sangiustese si accordano per disputare il primo turno di Coppa Italia, primo impegno ufficiale per entrambe le compagini. Una partita secca sul terreno del Mariani Pavone, reso pesante dalla pioggia scesa copiosa fino a poco prima del fischio d'inizio dell'arbitro Ancora di Roma 1. Amaulo sceglie un propositivo 4-3-3 con Pedalino terminale offensivo supportato sugli esterni da Di Rocco e Mancini, ultimo arrivato in casa Pineto, prelevato in settimana dal Teramo. Senigallesi risponde con un 4-4-2 tra le cui fila spicca la presenza a centrocampo dell'ex Marco Pezzotti, uno dei protagonisti della passata stagione in biancazzurro. Subito propositivo il Pineto al nono con un tiro cross di Marianeschi a spiovere in area, deviato in corner dalla difesa. Approccia bene il Pineto che all'undicesimo passa, Di Rocco dalla sinistra serve in area Pedalino che anticipa la difesa e timbra subito il cartellino. La risposta della Sangiustese è affidata proprio ai piedi dell'ex che al 20° mette in mezzo un ottimo pallone per Herrera che prova l'acrobazia. Sieno chiude come può. Obiettivo importante la Coppa per entrambe, ma soprattutto primo vero banco di prova in vista del campionato. Le due squadre giocano in maniera piuttosto fluida e a tratti fanno vedere anche buone triangolazioni. Vicino al raddoppio il Pineto al 23° quando Mancini si procura un buon calcio di punizione che Fortunato stampa sulla traversa. Botta e risposta sul capovolgimento di fronte, Perfetti chiama all'intervento Fargione. Poi la pioggia si prende il proscenio e il primo tempo scivola via senza sussulti. Girando la cambi in avvio di ripresa, Tomassini prende il posto del marcatore di giornata Pedalino. Nella Sangiustese Tizi rileva Argento. Al sesto però è Mancini a coordinarsi per la girata che costringe Chiodini alla respinta coi piedi. La risposta marchigiana al 21° è affidata a Chedira che si incunea in area, l'intervento provvidenziale è di Pepe. La gara è godibile con occasioni da una parte e dall'altra. Al 24° Tomassini prova la girata deviata in corner. Al 32° ottimo gioco di gambe di Farias sulla sinistra per Esposito che calcia a fil di palo. Dalla parte opposta al 38° tiro cross di Calamita, Fargione in uscita anticipa Chedira. Dopo la mezz'ora doppio spunto del giovane Di Renzo che prima calcia una gran botta dalla distanza, poi prova a sorprendere Chiodini fuori dai pali. Il Pineto crea ma non riesce a mettere in ghiaccio la partita che rischia di riaprirsi al 47° quando Pomante salva in area su Herrera dopo l'incursione di Chedira. Ultimo sussulto al 48° quando Villanova apre bene per Esposito che perde l'attimo, poi Di Renzo spara alto. Termina così con la vittoria di misura dell'11 di Amaulo che conquista il passaggio al secondo turno di Coppa Italia e in attesa di sapere contro chi dovrà vedersela continua a prepararsi per il fischio d'inizio di una stagione più incerta che mai. Mister Amaulo, buona la prima all'esordio in Coppa Italia, si sono viste delle buone triangolazioni, insomma qualcosa di buono c'è stato in questa partita, 1-0, siete già al secondo turno di Coppa. Sì, questo è importante perché ci permette di giocare almeno una settimana prima di iniziare il campionato, quindi ci tenevamo a superare il turno per giocare almeno una gara ufficiale l'8 e il 9 di settembre. È stata una bella partita, entrambe le squadre hanno giocato a calcio secondo me con ottime trame, quindi sta partita piacevole dove forse l'unica pecca che posso fare la mia squadra che dobbiamo concretizzare qualcosa in meglio, non l'abbiamo fatto però volere tutto adesso subito mi rendo conto che non è facile, ci dobbiamo lavorare, però già la prestazione sicuramente mi soddisfa considerato che di fronte abbiamo una squadra ottima, organizzata e che abbiamo limitato visto le capacità di gestione della palla e poi da parte nostra siamo stati bravi a avvicinarci all'area di rigore avversaria sia nel primo tempo che nella seconda frazione e poi magari ci è mancata il colpo decisivo per chiudere la gara. Mister Senigallesi, al di là della sconfitta per 1-0 però sono viste buone cose, buone trame anche da parte della Sangiustese oggi e questo è un buon banco di prova anche per l'inizio del campionato. Per quanto riguarda il banco di prova non ci sono dubbi perché siamo venuti a giocare quasi nella tana del lupo, è una squadra che ha individualità di spicco, forza e ben allenata, quindi era indiscusso che fosse un banco di prova importante. Abbiamo fatto una
buona partita, comincio un po' a stancarmi perché è dalla prima amichevole che noi comunque regaliamo dei gol. Questo poi comporta la variazione degli aspetti tecnico-tattici che condizionano tantissimo soprattutto chi come noi ha la tendenza a voler fare la partita. È chiaro che ti esponi ancora di più alle caratteristiche, alla forza individuale, soprattutto a campo aperto, dei giocatori avversari. Dobbiamo migliorare questa situazione perché diventa poi difficile dover sempre recuperare, perché non so qual è il motivo, ma adesso a ogni piccolo errore noi prendiamo gol.